Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotrico. Questo lungo episodio dal colore letterario parleremo di come scrivere trame di azione, ossia plot of action, di come scrivere trame di personaggi, ossia plot of characters, come scrivere trame di pensieri, ossia plot of thoughts. I tre tipi di plot, assieme all'infodump, sono gli elementi strutturali di un racconto oppure di un libro. Ed occorre avere ben presente questi tipi di plot per animare l'intreccio. I plot d'azione sono le sequenze in cui è l'azione quello che porta avanti la favola. Plot di personaggi sono le sequenze in cui sono i personaggi che portano avanti la favola. Plot di pensieri sono i pensieri, spesso introspettivi, che portano avanti la favola. Detta così è veramente banale. Ma per comprendere meglio i tre plot bisogna accostarsi ad alcuni esempi e studiarli per approfondire le tre tecniche ed assemblare le sequenze mescolando i tre tipi di plot per muovere l'intreccio. Adesso invece andiamo a studiare il plot di pensieri, ossia il plot of thoughts. Un ottimo esempio, a mio avviso, di plot dei pensieri è il racconto di fantascienza di Richard Matheson, Fratello di una macchina. Il racconto di fantascienza fu pubblicato su Words of If nel novembre del 1952. Il racconto Fratello di una macchina di Matheson ha la favola interamente centrata sul plot di pensieri. Il personaggio principale è un robot che acquisisce autocoscienza, è ingenuo e non è molto intelligente, ma apprezza il livello di autocoscienza raggiunto e non lo vuol più perdere. È braccato dagli umani che lo vogliono riparare in quanto ritenuto guasto. Il colpo di scena del racconto di Matheson si apre alla fine del racconto. Quei modelli di robot è endemico lo sviluppo dell'autocoscienza, che però non viene percepita o riconosciuta dagli umani, che considerano quel tipo di modello di robot un modello difettoso. Fratello di una macchina è un bel racconto di fantascienza di Matheson, molto utile per apprendere la tecnica del plot di pensieri, con il discorso in diretto libro incentrato in un punto di vista non umano. Andiamo quindi ad ascoltare il racconto. Ciao, benvenuti a tutti alla serie di audiobook a puntate di fantascienza dedicate ad If Words of Science Fiction. Questa lunga serie di episodi troverete degli audiobook a puntate, i racconti di fantascienza di autori blasonati come Dick Clark Windham. I racconti provengono da If Words of Science Fiction, li ho tradotti io dall'inglese. Li potete trovare sia a puntate sul mio blog di fantascienza quanto in audiobook nella playlist di fantascienza indicata in descrizione di questo file. C'è inoltre disponibile al termine delle puntate di ogni racconto un PDF in Creative Commons che potete scaricare e leggere gratuitamente. Saluto a tutti e buon ascolto e buona lettura. Ciao! Fratello di una macchina, Richard Matheson, If Words of Science Fiction del novembre 1952. Lui uscì fuori al sole ed iniziò a camminare in mezzo alla gente. I suoi piedi lo portarono lontano dal buio deposito della metropolitana. L'istante rumore dei grossi macchinari da lavoro per il movimento terra sfumarono via dalle orecchie e dalla sua testa, sostituiti dal brusio di milioni di persone che camminavano per strada. Adesso lui camminava per Main Street, dove uomini di ferro ed esseri umani gli passavano accanto, camminando ed andando ovunque fossero diretti. Le sue gambe si muovevano piano, sembravano sperse in mezzo a questo fiume di persone che fluiva in Main Street. Il suo lento camminare lo portò a passare davanti ad un edificio che era stato distrutto nella guerra, ad
Adesso uomini e robot lavoravano per distruggere le restanti rovine, per poi ricostruire il palazzo di nuovo. Sopra le loro teste, un enorme dirigibile coordinava e comandava e controllava le operazioni, verificando che tutto fosse fatto ad opera d'arte. Lui non aveva paura di essere visto, solo nel suo interno c'era una piccola differenza, che però nessuno avrebbe potuto cogliere. Aveva una visione laterale amplificata, ma la sua forma del viso era uguale a quella di tutti gli altri. Lui spostò lo sguardo dal dirigibile al cielo. Lui era l'unico che ne sapeva qualcosa del cielo. Tutti gli altri non ne sapevano una mazza. Vide passare un'astronave a razzo nel cielo che passava proprio davanti al sole, mentre un'astronave di controllo era in overing silenzioso, dietro a delle buffe nuvole bianche. Per un attimo, lo stupido sguardo delle persone a due occhi lo guardarono, un leggero sospetto comparve nei loro volti, mentre i robot nemmeno notarono che cosa lui stesse guardando in cielo. Lui abbassò la testa, in effetti era sospetto quello che stava facendo. Un uomo non ha la possibilità di guardare nel cielo, quindi sollevare la testa e guardare per aria è un'attività sospetta. «Potrebbe aiutare un povero barbone», disse una voce. Era un uomo cieco, con il suo cane, che gli si stagliava vicino. L'uomo cieco mostrò un documento di identità. Ex pilota spaziale, attualmente cieco, accattonaggio legalizzato. Lui pose la sua mano sulla spalla dell'uomo cieco e gli diede un paio di colpetti di stima, ma poi lui passò oltre. Non era permesso fermarsi a chiacchierare per strada nell'ora di pausa, e non era permesso convenevoli in strada, come stringersi la mano o darsi amichevoli colpi sulle spalle. Continuò a camminare e trovò un distributore automatico di giornali e prese una copia. Imposte e tasse crescenti, contributi militari in espansione, prezzi di inflazione in crescita. Questi erano i titoli principali, poi sul giornale c'era un editoriale su come le forze terrestri stavano attaccando e distruggendo le forze aliene di Marte. Qualcosa di quei titoli lo toccò dentro, impulsivamente e nervosamente strinse i pugni, quasi come fosse stata una reazione istintiva. Ma che differenza c'era poi oggi tra esseri umani e robot? Erano tutti per strada, tutti indaffarati a svolgere i propri compiti. Essere un essere umano non c'era alcuna benedizione o d'orgoglio, e non era un dono. Essere il fratello delle macchine voleva dire essere usati sino ad essere rotti da uomini invisibili che se ne stavano in astronavi per aria, che comandavano e controllavano tutto dalle teste dei robot, e che a questi uomini interessava solo attaccare e distruggere una posizione nemica. Per questo che quando poi viene il tuo turno vedi che non c'è ragione nell'uno o nell'altro. Lui si fermò per un attimo sul marciapiede a fissare con occhi sorpresi e strabiliati quello che si mostrava in vetrina. «Compra un bambino di Venere per il tuo figlio». C'era una piccola cosa tentacolare ma con uno sguardo intelligente che si muoveva nel piccolo cesto. Era una piccola creatura vivente che se ne stava in vetrina con i suoi occhi intelligenti e chiedevano aiuto, senza che nessuno lo degnasse di uno sguardo. Tutto questo mostrava quanto immensa fosse la miseria umana, di quanto della gente potesse far del male ad altra gente. Qualcosa lo toccò, lui si voltò per vedere e nel frattempo appoggiò la propria mano sulla fronte. Quando un uomo è malato, lui pensò, un uomo non può lavorare, quindi non è richiesto. Senza perdere un momento si diresse rapido dentro un vicolo. Dentro al vicolo c'era un'enorme macchina automatica per la pulizia delle strade che era ferma. Di qui non si poteva passare. Allora rientrò nella strada cercando di confondersi tra la folla di persone e robot che camminavano per strada. Ma loro lo stavano cercando. Lui doveva scappare. Se lo avessero preso, lo avrebbero portato al centro riparazioni. Non era una cosa che avrebbe potuto reggere. Lui non voleva essere aggiustato, non voleva tornare ad essere una stupida macchina operatrice. Era decisamente meglio essere così, com'era. Adesso capiva il mondo circostante. Ma c'era qualcosa che non andava. Strada dopo strada, blocco dopo blocco, il suo corpo era sempre più debole. Presto avrebbe collassato. Se si fosse fermato per riposare, loro sarebbero arrivati, lo avrebbero raggiunto.
poi lo avrebbero riportato al centro di operazioni. All'improvviso sentì migliaia di corni che stavano ululando, erano le fotocellule, c'erano anche fasce di luce che vagavano per strada. Allora lui decise di fermarsi e sostare proprio davanti ad una finestra a forma di oblò e poi si fece shakerare la testa per provare a resettare i sistemi. L'uomo, che era dentro la finestra, lo vide, allora lui decise di riprendere a camminare, mentre l'uomo che era dentro la finestra uscì e si mise a guardarlo con orrore, poi puntò il dito. Le fotocellule intanto continuavano a cercarlo. Lui era scappato dal laboratorio il giorno stesso, era stufo di mescolare e calcolare gas e batteri e costruire bombe, calcolandole la letalità al 99.9%. Forse adesso lui stava morendo, ma adesso lui era cosciente e sapeva cosa gli stava accadendo. All'improvviso gli comparve in testa una strana idea. Acqua fredda da bere. Lui entrò nel parco pubblico, forse avrebbe trovato una fontana, oppure si sarebbe nascosto, aspettando la morte. I muri che circondavano il parco erano alti, sembrava un posto tranquillo, a nessuno importava se un uomo solo si ritirava per morire nel parco. Il posto era silenzioso, non c'erano sirene, non c'erano fotocellule. Un posto tranquillo dove essere liberi, le sue gambe erano troppo stanche, si avvicinò ad un albero e poi collassò a terra. Un anziano si avvicinò a lui con un'aria sospetta, ma non disse niente, poi se ne andò senza dire una parola. Passarono poi due anziane signore, si tenevano a braccetto. Appena loro lo videro si fermarono. Poi ripresero a camminare con un passo più rapido, sembravano parlare sottovoce tra loro. Una di queste due signore anziane si voltò a guardarlo solo per un attimo. Cominciò a sentire delle sirene, si stavano di nuovo avvicinando. Allora lui si alzò e riuscì a raggiungere una fontana e ne bevve. Lui bevve molta acqua che scese nello stomaco e dopo poco iniziò subito il liquido a fare effetto. C'era un altro uomo anziano nel parco. Poco distante da lui, era seduto su una panchina e lo stava fissando con sospetto. Lui aveva bevuto molta acqua dalla fontana, troppa acqua se fosse stato un essere umano. Mi si alzò rapido, adesso si sentiva meglio. Camminò svelto senza dire una parola verso uno spazio verde aperto, poi si fermò e si stese per terra a fissare il sole, alzò le mani per aria. Adesso il sole sembrava quasi che stesse tra le sue mani ed era una sensazione bellissima essere libero. Ma le sirene tornarono a farsi udire. Com'era possibile che l'avessero trovato dentro questo bellissimo posto calmo e tranquillo? Lui si alzò e riprese a camminare svelto. Il viottolo asfaltato lo condusse dove c'era un grosso lago. Lui si fermò per un attimo ad osservare il bellissimo panorama con questo enorme lago di forma circolare con acqua ferma e con tanti fiori che ci galleggiavano sopra. All'improvviso due esseri umani vestiti di nero lo puntarono e uno dei due alzò la mano destra. Il suo dito indice destro era diretto proprio contro di lui. Allora lui decise di zompare dentro il lago. Li avrebbe seminati, loro non l'avrebbero seguito. Iniziò a camminare nel lago. L'acqua lo raggiunse ai ginocchi, ma lui continuò a camminare. Poi l'acqua lo raggiunse alla cintola, poi alle spalle, poi al collo, poi finì per essere totalmente immerso nell'acqua. Ma lui continuò a camminare sott'acqua, sino a quando una grossa rete lo catturò e lo riportò in superficie. I suoi occhi erano immobili e le sue mani rattrappite. Tutto era immobile. Dentro al camion dell'assistenza e controllo della polizia municipale, il tecnico elettronico osservava in silenzio, scuotendo la testa, il nuovo macchinario che era stato appena recuperato dal grosso lago del parco pubblico. Il collega poliziotto al posto guida si sporse dal finestrino posteriore e chiese: «Allora, in che condizioni è questo coso?» Il tecnico si voltò e guardò il collega e disse: «Butta male, questi sistemi sono picchiatelli e dall'improvviso sclerano. Pensano di essere come gli esseri umani e quindi smettono di lavorare e scappano dalla propria mansione. Se ne vanno a vagabondare per la città a cercare non si sa cosa. Questi sistemi prodotti e commercializzati per rimpiazzare la manodopera umana sono inutili. Le persone fanno le proprie maledette ore di lavoro, ma mai nessuna è andata in corto, come invece questi maledetti cosi fanno continuamente».
Adesso ascoltiamo anche il capitolo 4 dell'ebook Four Records, un piccolo PDF in Creative Commons di Climate Fiction, ossia di fantascienza climatica. Il racconto che andrò a leggervi è appunto il capitolo 4, una favola interamente costruita sul plot di pensieri, almeno per come lo intendo io. Il raccontino fa anche da opening alla saga di Climate Fiction di Siberia 2050. Il sergente Arkady Sokolov stringeva in modo saldo e sicuro tra i suoi grandi guanti invernali il suo possente mitragliatore PKM. Il militare era preoccupato, osservava lo sterminato e desolato orizzonte bianco dal suo mirino ottico. Oh, I got a love that keeps me waiting. Oh, I got a love that keeps me waiting. I am a lonely boy, I am a lonely boy, disse il sergente Sokolov mentre canticchiava il ritornello del pezzo musicale di Black Keys, per tenere occupata la propria mente ed alto il proprio morale. Il militare russo indossava la sua mimetica invernale, era vestito con indumenti pesanti, seguendo la severa regola dei vestiti a strati, come una cipolla. Un grosso passamontagna scuro in lana impediva l'emergere di nuvole di vapore causate dalla respirazione umana. La neve alta e gelida non era soffice, era compatta e fredda come la morte. Imitava i movimenti sul terreno, trasformando ogni passo in una gara di triathlon. Ogni rumore in quella landa infinita era ovattato, come se fosse stato assopito dalle glaciali temperature siberiane, che erano ancora proibitive in inverno. Dicevano che il ghiaccio era sottile e che il Mar Polare Artico era facilmente navigabile anche in inverno e primavera. Dicevano che bastavano delle navi rompighiaccio per accompagnare le navi da guerra. Ma nessuno delle forze di difesa s'azzardava a mandare navi di superficie in quelle zone. In estate, tanti echi sonar a causa di ghiacci vaganti nel Mar Polare libero dalla calotta polare ed era impossibile fare una concreta lotta anti-SOM. Inoltre, in inverno, anche se il ghiaccio era sottile, con il rompighiaccio si poteva navigare, i destroyer non potevano manovrare liberi, rendendoli così facili obiettivi per attacchi di missili da crociera Gengis Khan. Non era vero che c'era da combattere Gengis Khan. La realtà sul campo era che c'era da distruggere Gengis Khan, c'era da lottare contro il generale Inverno, il quale non si esimeva da falcidiare impietosamente Gengis Khan, i russi, alleati occidentali, insomma tutti quelli che decidevano di giungere in Siberia a combattere. Terreni alle spalle del sergente Sokolov grugnirono, gli animali emisero delle morbide e calde nuvole di vapore acqueo. I bestie cercarono di attirare l'attenzione del militare russo, il quale non le degnò nemmeno di uno sguardo. Il proprietario delle renne era della tribù dei Ciuchki, Cecenco, era vestito di pelle di renna scura. L'uomo giaceva morto sopra la sua slitta accanto al suo AK-47, bloccato dal freddo. La preziosa guida siberiana era morta a causa delle ferite subite durante uno scontro a fuoco con gli incursori Gengis Khan. La taiga era lontana, il fiume siberiano era gelato. Le nuvole erano basse e silenziose, l'aria era limpida e tagliente, come un rasoio dall'odore cristallino. L'enorme frigorifero siberiano viveva i suoi ancestrali riti, era ignaro e disinteressato delle dinamiche dei violenti destini umani che confliggevano in quelle lande desolate. I cicli perenni siberiani erano però interrotti nell'estate da temperature molto più miti. Nuovi eventi climatici sconosciuti forgiavano una nuova Siberia. Inondazioni estive del Mar Polare, che a causa dello scioglimento dei ghiacci e delle basse coste siberiane, l'oceano polare divorava costa siberiana. Questo causava uno scioglimento del permafrost, disperdendo grandi quantità di metano prodotti da organismi primordiali che da tempi immemori erano imprigionati nel permafrost. Un'enorme e desolata lastra di ghiaccio perfettamente pianeggiante, larga quanto mezza pista di un aeroporto, era un tempo un fiume siberiano, adesso non mostrava alcun indizio che tra 2 ore sarebbe diventato un improvviso porto militare. Il sergente Arkady Sokolov era l'ultimo della squadra di guastatori russi che era riuscito a raggiungere incolume il punto logistico del posto della tundra poco distante dal Mar Artico. La guerra in Siberia non permetteva l'esistenza di feriti, si restava vivi oppure si era morti oppure si sarebbe stati morti. Se era vivi,
si poteva morire per il freddo, per la fatica, per i lupi siberiani oppure per cause di guerra. Se si era feriti in combattimento era come essere già morti, perché non c'erano ospedali in Siberia né mezzi per essere curati. Inoltre, a causa del freddo si formavano anche complicazioni che stroncavano la resistenza fisica del ferito, per cui non c'era mai nessun ferito da evacuare dai presidi logistici. Il presidio logistico non era niente di speciale, una tenda termica dal colore mimetico montata in mezzo al nulla, accanto un igloo costruito con del ghiaccio. Entrambe le strutture erano state collocate poco distanti dal fiume. Il fiume adesso era ancora ghiacciato. In estate il corso del fiume a sud si sarebbe sciolto, avrebbe esondato, perché la foce a nord sarebbe stata ancora gelata, nonostante i cambiamenti indotti dal climate change. Le acque del disgelo avrebbero distrutto il presidio se qualcuno non si fosse preso la briga di spostarlo. Per il momento non c'era alcuna urgenza, c'erano ancora vari mesi prima di trovarsi interdetti da quel presidio logistico. Era però una cosa da riferire al comandante del sottomarino NATO. Questi ufficiali europei sapevano tutto delle coste siberiane, del fondale dei fiumi russi, ma spesso non tenevano presente il fatto che in estate tutta la tundra diventava una marcita fangosa in cui non si sarebbe potuto sbarcare nemmeno un barile di carburante. Un buon posto per l'avamposto per il periodo in estate ed autunno sarebbe stato più a sud, vicino alla taiga, dove c'erano anche dei rilievi montani, assai più utili per allontanarsi dagli allagamenti del fiume. Era di là che Sokolov e Cecenko erano passati per sganciarsi dalle truppe gengiscane due giorni fa, dopo che avevano applicato una tattica cerca e distruggi per danneggiare le linee logistiche gengiscane. Solo gli incursori gengiscani avevano equipaggiamenti adeguati per spadroneggiare in Siberia e fare lotta di controinsurrezione, perché la fanteria gengiscana abbandonava subito il combattimento, non avendo capacità di proiezione su terreno pesante. Per cui c'era un ampio gioco per le truppe speciali russe e NATO in Siberia. Bastava agli alleati avere proiezione sul terreno pesante, essere equipaggiati ed addestrati a combattere in climi ostili. Dopo aver fatto i danni alla logistica gengiscana, sarebbe bastato correre via, sganciando il contatto. Il sergente Sokolov prese un pezzo di cioccolata e ne staccò un vigoroso morso, poi si ricoprì il volto con il suo passamontagna di lana. Non era possibile comunicare direttamente con Mosca a causa della sindrome di Kessler. Tutti i satelliti erano saltati, anche il GLONASS e il GPS non erano operativi in Siberia. Mancanza di segnale causato da buchi nella costellazione dei satelliti. Il sergente Sokolov estrasse un accendino e coprì la fiamma con il palmo della mano, poi pose l'accendino sotto il suo mitragliatore PKM per riscaldare il meccanismo di sparo inferiore. Qualche ora, rompendo il sottile strato di ghiaccio del fiume, avrebbe attraccato un sottomarino NATO Type 212, da cui sarebbero stati scaricati rimpiazzi e supplies, e tra questi supplies ci sarebbe stata anche una scatola da accendini, indispensabili gadget per riscaldare le armi, evitando così che potessero ghiacciarsi nello stile clima siberiano. Non era possibile che il sergente russo avvisare del rischio degli incursori gengiscani e gli alleati europei. Il sottomarino NATO era in immersione e navigava in modalità silenziosa nel fiume siberiano. Era pratica standard per i piccoli sottomarini U-212 navigare lenti e silenziosi vicino alle basse coste siberiane, poi infiltrarsi furtivi dal Mar Polare nella foce dei fiumi russi, dando così del prezioso sostegno alle truppe russe e NATO che in Siberia combattevano i Gengis Khan.